Nell'episodio precedente. Raga, ci sono dei fantasmi. Oddio! Era della madre, sono sicuro. Ok, oh cazzo, è partito un coltello. Buongiorno, io ho preparato della carne prima. Vuoi qualcosa da mangiare? Sì, ti taglio la faccia. No, comunque è veramente assurdo. Io la voglio finire qui per questo episodio. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Io sono FaviJ. Oggi siamo tornati su Mad Father, raga. Quinto episodio, stiamo andando avantissimo. Ok, siamo partiti con un filmato immediatamente. Cioè, partiamo da Dio in pratica, vai così. Ok, non posso muovere le mie gambe, perfetto. Perché non puoi muovere le tue gambe? Devo salvare mio padre. Questo l'avevo capito, padre, ok. Oddio, mi è svenuta. Ma questa mi prende l'SD prima di registrare. Perché c'è il professor Layton? Sei al tuo limite, forse dovresti fermarti un momento. Cosa fa adesso? Mi prende e mi butta a dormire. Ok. Ok, che? Che succede? Oddio, ci siamo fermati. Ci siamo fermati. Ok, buongiorno. Buongiorno anche a te. Questa è la sveglia. Ovviamente ci si sveglia con uno che ti fa di fianco. Profumi come la mamma. Che vuol dire? Come fai a profumare come la mamma? Ah, gli ha fottuto il profumo. Quello è il profumo della mamma. Come l'hai preso? Brutto bastardo, ridammelo. Ok, non ha detto proprio così, ma... Oddio, è scappato. Si è fottuto il profumo. Ragazzi, ladri di profumi. Perfetto, ci sia. Si vede che i fantasmi puzzano. Perché qua c'è un cane? Spiegatemi perché c'è un cane. Ah, ok, imbalsamato. Bene, raga, siamo partiti con un filmato subito. Cioè, non siamo nemmeno partiti. Bene, allora, raga, ci siamo. Siamo partiti adesso. Siamo partiti con un filmato a caso. Benissimo. Abbiamo fatto chilometri praticamente da dove eravamo prima. C'era la stanza di fianco praticamente, vabbè. Direi che possiamo entrare in questa anche se sembra vuota. No, è chiusa, perfetto. A sto punto direi di andare avanti. Raga, nell'ultimo... Oddio, ci sono i topi. Raga, ci... Oddio, mi stuprano i topi. Che cazzo. Raga, non ha senso. Bene. Allora, ragazzi, siamo praticamente l'ultimo episodio che avevamo fatto. Indietro avevo lasciato delle zone inesplorate, diciamo, quindi dopo ci tornerò. E devo capire perché qua ci sono i topi. Allora, io ho una motosega. Fottuti i topi. Ho trovato la chiave. Merda. Mi stoprano. Aiuto. Mi stoprano i topi, via. Ok, ce l'ho fatta. Ho preso una chiave e sono riuscito a salvarmi dai topi che mi stupravano. Forse apri sta porta, sì. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, piano piano. Oh cazzo, c'è il ladro del profumo. Vieni qui, al topo, sì, al topo. Dici di venire qui, non avere paura. Ok, perfetto, cazzo. È sparito il topo, perfetto. Penso che non fosse così buono. Gli animali sembrano odiarlo, penso intendo al profumo, sì. Madonna, che schiaffo. Ok, ridammi il profumo di mamma. Ok, che cazzo si ride ogni volta questa. Ma cos'è? Cos'è cosa? Non ce l'hai? Dove l'hai messo? Ok, non lo so io dove l'ha messo, ma non voglio dirlo. Non lo so, guardati intorno. Sì, guardiamoci intorno. È scappato, è il fuggitivo dei profumi. Cosa non andava in lei? Non lo so cosa non andava, ma era un fantasma che rideva in modo stupido. Allora, ragazzi, c'è una crepa nel muro lì dietro, l'ho vista. Io presumo che debba tipo triturare. No, infatti un cazzo. Devo... Allora, innanzitutto devo scassare queste per forza. Non c'è... Oh cazzo, un topo! Bastardo! Ok. Allora, qui dentro non c'è nulla. Ah, c'è una foto. C'è la foto di un cane. C'è la foto del cane a sinistra. Tra l'altro è quel cane imbalsamato lì, perfetto. Che ha un osso in bocca, ma lui non ce l'ha. Cioè, il cane ha un osso in bocca, ma nella foto, ma qui non ce l'ha, perfetto. Allora, c'è qualcosa qui dietro. Spostati. Oh cazzo, ho trovato una crepa. Allora, c'è una crepa nel muro, l'ho vista. Dobbiamo tipo, vai cos'è? Ma apriamo i pertugi nel muro, mi sembra giusto. Con le motoseghe. Vabbè, andiamo avanti. Ok, cos'è questo? Ah no, cazzo, era profumo della mamma. Pensavo dovessi trovare l'osso da mettere nella bocca del cane per poi prendere il profumo, invece no. Ok, grazie a Dio. Cos'è? Oddio. Oh cazzo, mi spuntano gli zombie. Merda, via, scappa bastardi. Ok, chiudi la porta, ce l'abbiamo fatta, sì. C'era uno zombie, attento che sfonda. Perfetto ragazzi, io lì non entro più. Sembra ci sia un messaggio di sangue sul muro. Un messaggio? Hai detto che saremmo stati una famiglia, hai mentito. Cos'è? Va bene, qua ci sono sempre i topi, via, 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 via. Allora io vorrei capire perché non posso striturarli sti topi. Non posso farlo. Vabbè, allora andiamo su a sto punto, direi di tornare. Voglio solo capire una cosa, raga, ma sto cane ha un osso? Perché lì c'aveva un osso, però non posso... Devo dargli mica il profumo da mangiare, no?
Solo un pochettino, ok, mam? Ah, ok! Gli sto profumando il cane. Raga, nuovo... Devo fare la pubblicità. Nuovo profumo per cani. Vai, Favij, cioè, ci vuole. Ho dato... no, te lo sei messa tu o cosa? Ah, ho capito. Raga, ci metto delle ore a capire le cose. Ma ho capito. Allora, praticamente il profumo, mi pare che i topi lo odino, perché prima lo odiavano. Cioè, il topo era scappato. Quindi presumo che ora si allontanino. Andatevene, bastardi, andatevene. Se funziona. È tipo un repellente per Pokémon, praticamente. Non ti trovano. Buongiorno. Buongiorno, sorella. Qualcosa per me? Oh, cazzo. Va bene, non intendevo proprio questo. Se si doveva vomitare poteva farlo per i cazzi sua. Senta, io l'esorcista non l'ho mai visto come film. Ma lei ha un ruolo da protagonista che ci sta da Dio. Forse non era il termine adatto. Comunque andiamo avanti. C'è una porta chiusa qui, perfetto. Allora, siamo nelle... Ma scusi, mi scusi un secondo. Ok. Bene. Raga, sta puntata non ha senso. Raga, mi vomita la gente. I topi scappano, ladri di profumi, cani che puzzano. C'è di tutto in sto cazzo. C'è anche zombie che escono a caso e strisciano. C'è 5 minuti di episodio, è successo di tutto. Vabbè, direi di andare avanti. A sto puntato non so che cosa ci può succedere. Allora, là c'è il corvo, già lo vedo, va bene. Queste non si aprono, perfetto. Allora andiamo dal corvo, perfetto, ci siamo. Cos'è quello? C'è una crepa nel muro che già la vedo. E c'è qualcosa dietro il letto. Raga, c'è qualcosa dietro quel letto. Lo vedo, ma non posso andarci. Si vede che devo spostare il letto in qualche modo, ma non so come. Raga, si è chiusa la porta. Si è chiusa la porta da sola. E si è aperta. No, l'altra era già aperta, credo. Sì, era già aperta. Allora, chi cazzo ha aperto? Mi prendete per il culo? Chi è? Ho una motosega. Ho una motosega, non ho paura di usarla. Anche se non ci taglio neanche una scatola. Ok, non era nessuno, io direi di chiudere. Non si chiude, perfetto, andiamo avanti. Questa non si apre. Il pomello della porta è rotto. Sembra che non si possa aprire da questa parte. Ok, si apre solo dall'altra, praticamente, va bene. Forse so anche come... Beh, che cazzo succede? Qualcuno sta arrivando. Oddio, oddio, cos'è? Aiuto. Cos'è? Ma che cazzo? Ma cos'è? Ma cosa, che cazzo è successo? Cioè, raga, questa è la prima volta che perdo da quando ho iniziato Madfather. Questa è la prima. Perché arrivano i fantasmi e ti stuprano a caso. Cioè, non c'è verso. Andiamo avanti a caso. Perfetto, si è chiusa la porta. Bene, mi fa piacere. Dove dovrei andare? Allora, io vado avanti. Poi mi spunta qualcuno. Ok, scappa, 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 scappa. Vai, vai. No, oddio. Ma questo è il fantasma di Usain Bolt. Cazzo, corre come non so cosa. È possibile. Vabbè, continua. Allora, ragazzi, non andiamo da quella parte. Andiamo. Allora, la porta chiudiamola innanzitutto così. Perfetto. Allora, andiamo via. Usciamo di qua. Risalvo di nuovo. Mi avete anche consigliato di salvare in altri slot. Perché io salvo sempre nello stesso. Vabbè, salviamo in altri slot. Non so perché, ma noi salviamo. Va bene, allora andiamo avanti. C'è quest'altra porta, perché io lì non ci vado. No! Era quello che speravo non succedesse. Chiusa. Merda. Come faccio, raga? È un problema questo. Allora, ragazzi, c'è uno zombie di merda che mi stupra. Cosa devo fare? Allora, la porta si apre, perfetto. Cosa dovrei fare qui? Devo andare avanti. E c'è il tipo... Allora, forse ho capito. Prova a entrare lì dentro, ma non so come posso salvarmi. Chiudite! Se! Ce l'ho fatta! Te, brutto stronzo, muori! Muori, bastardo. Ok, sì, sì, prova a sfondare, prova. Sarai anche Usain Bolt, ma non ce l'hai la forza di Undertaker, brutto stronzo. Io salvo. E intanto mi è volato il gufo qui dentro. Cioè, il corvo qui dentro. Non so neanche come mai. Non lo voglio sapere. Devo spostare il letto. Posta il letto, sì, spostiamo il letto, vai. Ah no, veramente era riposati nel letto. Vabbè, raga, una traduzione. Oddio! Raga, qualcuno ha spostato il letto. E non sono stato io, e non va bene. Ho salvato 25 volte in un minuto. È un record questo. Non ci entro lì sotto, cosa fai? No, l'ultima volta che sono entrato in un passaggio così, ovvero qualche minuto fa, è spuntato uno zombie. E non va bene. Non va bene questo. Siamo spuntati di qua, perfetto. Magari cosa devo fare adesso? Fuggire di qua così non se lo aspetta. Ok, cazzo, no. Entra, aiuto. Cazzo, via, 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 via. No. Che palle. Forse ho capito, vai. Vai, vai, il vaso, il vaso, il vaso.
brutto stronzo. Vedi il vaso, non lo superi perché sei un tappo del cazzo. Cazzo, no, ho fatto una stronzata su. Perché non mi sta stuprando, che succede? Mi scusi, questa è la parte in cui lei dovrebbe mettermi le mani addosso. Perché non lo fa? Raga, mi si è bloccato il gioco, è un bug. Sono riuscito a trovare un bug in Mad Father. Cioè raga, ma solo io li trovo i bug. Ultimamente li sto trovando tutti io. Cioè dio mio, come faccio? Raga, che cazzo devo fare? Qui si è buggato il gioco, devo uscire. Cioè non posso neanche uscire, devo spegnere. Ah perfetto raga, allora taglio, ci vediamo dopo. Allora abbiamo capito che dobbiamo spostare il vaso in avanti. E possibilmente non dobbiamo rispostarlo perché sennò si bugga il gioco. Va bene, non lo faccio. Vabbè, avevo trovato la soluzione e sono riuscito a trovare un bug. Cioè impossibile, vai così, sì, ce l'ho fatta, perfetto. Adesso me ne vado, me ne vado perché sei bloccato qui. Cosa devo... Ok, me ne vado, perfetto, vai così. Salviamo quel deficiente. Oh cazzo, si è chiuso di nuovo il letto. Allora, adesso risalviamo qui. Adesso devo correre, bastardo, non ce la fai. Ma fanculo. Non si può fare, raga, è impossibile, cazzo. È impossibile. Cioè, non posso andare. Madonna mia santissima. Dai che ce la fai. Corri, brutta stro... Dai, cazzo. Dai, cazzo, se... No. Ma porca troia. Non si può. Ma si può mai perdere così, maledetto? Un metro, un fottuto metro. Ma cazzo. Ecco, infatti. Ma quanto sono stupido. Ma porca troia. Raga, non lo so cosa... Devo chiudere mica la porta, tipo così, chiudi. Brutto sta. Mi starà odiando questo qui, sono sicuro. Perfetto, allora andiamo avanti, andiamo di qua. E c'è una bambola. Perfetto, allora buongiorno. Cos'è? Madonna che bambola fantastica. Devo... Sì, sei bellissima, cosa devo fare? Devo guardarti. Questo è l'enigma. No, devo andare avanti, andiamo di qua, perfetto, andiamo di qua. Cazzo, ho preso una sportellata in faccia. Perché non posso passare attraverso quella porta? Non lo so. Tu non puoi passare. Ok, e questo è quello che ha detto la bambola in inglese. Perfetto, andiamo avanti. Cosa devo fare? Allora, a parte imitare Gandalf, cosa dovrei fare qui? Cosa? Non posso passare. Allora, adesso ci parliamo io e la bambola e chiariamo. Non ho comprato il biglietto, cos'è, una disco? Devi farmi passare attraverso quella porta. Tu non puoi passare. Non posso leggerlo normalmente. Devo leggerlo così per forza. Perché non mi vuoi lasciare proseguire per la mia strada? Tu non puoi passare. Tu non puoi. No basta, non lo leggo più così perché sennò andiamo avanti tutto il giorno. Buongiorno, è il ladro dei profumi. Buongiorno. Senti, sai mica come mai la bambola... Devi distruggere quella bambola se vuoi se vuoi proseguire. Falla bruciare, lo spirito al suo interno brucerà anch'esso. Ok, perfetto. E dopo di questo l'invisibile barriera che è posta sulla porta scomparirà, perfetto. Fermati. Cos'è successo? Ah, la bambola parla, non sa dire solo quello. Pensavo fosse un nastro registrato, tipo quelle dove tiri il cordino e sanno dire soltanto una cosa. Va bene. Tu credi a quello stolto? Sì, ci credo, brutta stronza, io ti brucio. Come fa? Oddio. Oh, hai preso bambola spaventosa, perfetto. Devo bruciarla. Endogazzo, la brucio. Raga, ho preso una bambola spaventosa. Torniamo indietro. Senti, zio, mi puoi bruciare la bambola qui? Perché devo bruciare. Allora, non è che la brucio nella lanterna, tipo. Allora, raga, dobbiamo trovare del fuoco. Dove l'ho lasciato il fuoco? Allora, l'accendino l'ho usato. Perché cazzo ci sono dei passi qui? Perché cazzo ci sono dei passi? Prima non c'erano e adesso la porta è aperta. Non ci voglio entrare. Ma cosa faccio? Ci entro perché sono stupido e ci entro lo stesso. Andiamo avanti. Oddio, c'è un gatto morto. Il gatto è morto, sì, lo vedo che è morto. Non c'ha le budella, che cosa dovrei... Cos'è sta roba dell'acqua? Dove cazzo siamo? Mi sembra... Raga, questo è Pokémon. Siamo arrivati... Là c'è Zubat. Siamo arrivati in una... Questa è la via Vittoria. Tra un po' arriva la Lega Pokémon. Salviamo in un altro slot. Andiamo avanti, raga. Non so dove... Oddio! Cos'è? C'è qualcuno qui. Sì, lo vedo che c'è qualcuno. C'è qualcuno con un coltello, cazzo. Cosa sta facendo? Cos'è? Fa avanti e indietro. Cosa devo fare qui? Raga, è assurdo, c'è uno scheletro. Devo... È tipo gli... Ah, è tipo gli allenatori di Pokémon, raga. Raga, questa parte è uguale a Pokémon. Cioè, praticamente, tu non devi farti... Ho trovato un osso. Osso. Cane. Devo tornare dal cane, dargli l'osso. Magari mi dà un accendino. Raga, questo è esattamente uguale a Pokémon. Non devi farti beccare, perché sennò ti sfidano e gli appare punto esclamativo in testa. Uguale a Pokémon, devo andare avanti. Ok, perfetto, allora... Ce la posso fare. Cos'è questo? Lo sposto. Aia, usa forza. Ok, non funziona. Allora andiamo avanti. Qua c'è una pietra di mezzo. Devo...
Tipo, ok, perfetto, di qua non guarda. Allora, devo andare di qua, ma io posso... No, cazzo! Ma questi vedono anche in diagonale! Oddio, in Pokémon non funzionava così! Maledizione, ma no! Ah, mio Dio, mi ha squartato! Ma no, dai, che cazzo! È una bambina, non potete fare queste cose nei video... Ma no! Raga, ma sto gioco è violento! Sarà anche fatto a pixel, ma è violento! Maledizione! Non volevo, scusami, aia! Perdonami per la pugnalata, sì, non devo guardarlo, ho capito. Volevo dire, non posso passarci vicino, devo passarci quando non mi guarda. Allora, io tornerei indietro, facciamo sta cosa. Cazzo! Oddio! Sto cadendo! Maledizione! Sali, brutto... Zeta, zeta, vai! Ok, basta il remix! Vai, 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 così! Vai così, maledizione! Maledizione! Sì! Ce l'ho fatta, maledizione, manco Ezio si sa arrampicare così! Vai, aia! Mamma mia, Ezio, Connor e Altair ti fanno una gran pippa. E vabbè, allora andiamo avanti. Salviamo prima che casco di nuovo. Devo dare l'osso al cane in modo che mi dia qualcosa in cambio, che spero che sia un accendino per bruciare la cioè la bambola. Non so. Raga, c'è un tizio di là che probabilmente ha dei problemi di torcicollo. E se non mi sbaglio non hai il pezzo di sotto. Ciao Fuffi, com'è? T'a posto? Senti, io c'ho un osso qui, ti serve? Perché dovevo dartelo. Mi hanno detto, perfetto, c'hai qualcosa per me? Una gemma? Cioè, io ho fatto sto casino per una fottuta gemma. Va bene che mi serva a sbloccare i finali, ma a me serviva un accendino. Non è che me lo devo dare il tizio lì, no, perché io lì non ci vado. Io lì non ci vado. Maledizione. Allora, sentite, raga, io devo entrare qui dentro. Porca puttana, che io già me ne pento. Vabbè, entriamo. Che cazzo. Senti, zio. Raga, è andato a comprare qualcosa per il torcicollo, non c'è più. Ho trovato, sì, è una grande pozza di sangue, la vedo. Sarà mica andato qui dietro, no, perché io sono un deficiente, lo vado anche a cercare. E non c'è, non c'è, non c'è, non c'è più. Va bene, allora andiamo via, io non ci tengo a incontrarlo, non ci tengo. Allora, raga, devo passare di qua di sicuro. Il problema è che non so come passare perché c'è sta tipa qui e si fa da un corridoio all'altro. Allora io adesso, vai. Oh cazzo, c'è un passaggio. Vai dentro, vai dentro. Mamma mia, che stealth. Solid Snake ti fa, anche Solid Snake ti fa una bocca. Sei fantastica, aia, mamma mia, che stealth. Manco Splinter Cell. Devo, oh cazzo, questa qua arriva però, torna indietro. No, non mi ha visto, perfetto. Allora devo, c'è un'altra lì. Allora ragazzi, c'è qualcuno lì, non so se mi sfida. Spero di no, spero vivamente di no. Se no mi butto dentro piuttosto. Allora, fa che non mi sfidi, vai così. Ok, siamo passati. Era una statua. E allora presumo che ci possa parlare. Sembra, è difficile da vedere, ma sembra una bambola. Ok, allora non mi interessa, sinceramente. Devo mica dargli l'altra bambola, non penso. Anche perché qua, perché è diventato tutto grigio, raga, non ho capito. Oddio, che è successo? È tipo, allora ragazzi, è spunta, oh cazzo, sta girando, cosa sta facendo? Raga, è caduta la testa alla bambola e allo stesso momento è uscita una tipa dal buco del muro. Perfetto, non è normale sta cosa, ma io entro nel buco. Non ci entro nel buco, ci ho ripensato subito. Vai così, vai, 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 vai. Mamma mia, una gemma, ce l'ho fatta. Allora, dobbiamo rimanere qui, speriamo che non arrivi, speriamo di no. Ok. Ok, piano, calmissimi, calmi. Vai, 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 madonna, ce la facciamo. Vai così, vai così. Sam Fisher non è nessuno in confronto a te. Vai così, vai, 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 vai. Oh mio Dio, mission impossible. Benissimo, ci siamo, raga. Allora possiamo andare avanti, si spera. Questa è un classico dei po'. Questa gira, devo stare attento a non farmi vedere. Allora vai così, vai così, vai così, vai così. Madonna, ce l'abbiamo fatta. Ok, no, merda, tempismo zero proprio. Vai così, vai così, vai così. Se, ce l'abbiamo fatta. Fatemi salvare. Questo può essere un problema. Questo può essere un fottuto problema. Se quell'affare mi vede, son cazzi. Come fa? Allora io faccio così. Vai, torna indietro, torna indietro, torna indietro.
Torna indietro. No, è scappato. Non mi ha visto? Magari i suoi occhi vedono male. Andiamo avanti, c'è. Allora, qua. Paranormal pattumiera. Ci siamo. C'è il paranormal pattumiera e qualcuno sta gridando. Cosa stai facendo? Cosa, che sta succedendo? Sta gridando qualcuno all'interno di quella cella. Perché vuoi aiutarla così tanto? Salvala e non riusciremo mai a tornare normali. Perché non portiamo tutti quanti qui? Sarà divertente. Ok, con chi stanno parlando? Ah, ok. Sta stuprando. Fermati. Sta stuprando qualcuno. Oh cazzo, si è sentito un rumore che non mi è piaciuto per niente. Però, vabbè, non importa. No, spero che non sia il tipo con senza l'occhio, quello che mi voleva aiutare. No, quello è morto perché l'ha uccisa Maria. Maledetta stronza quella che uccide la gente così. Chi gli dà il diritto di uccidere la gente? Maledizione. Vabbè, andiamo avanti. C'è qualcuno? Io non voglio entrare. Sono curiosa a proposito di quella porta. Bene, io no, andiamo avanti. No, devi essere stronza perché c'è qualcuno lì che uccide. E tu devi entrare. Sì, entriamo, cazzo, entriamo. Raga, c'è un morto. Maledizione. C'è un coltello nel suo petto. Prendi il coltello. Sì, prendiamo il coltello. Tanto a sto punto non mi stupisco più di nada perché c'è un coltello. Oh mio Dio. Hai ottenuto il coltello. Perfetto, ci siamo. Volevo soltanto far parte della tua famiglia. Perché? No, ma poverino. Ma perché? Cos'è successo? Sembra che contenga sostanze misteriose. Paranormal pattum. Non la voglio aprire, sinceramente. Vabbè, a sto punto direi di andare avanti perché di qua non posso passare. E la porta è chiusa, perfetto. Allora non posso passare neanche. Raga, raga, paranormal pattumiera. Stavolta davvero. Era da, cazzo, era da The Grudge che non vedevo un sacchetto dell'immondizia che si muoveva. Questo è un evento. Ok, bene. C'è qualcuno lì dentro. Paranormal, paranormal sto cazzo. Contiene, non mi interessa cosa contiene. Apriti. Si muove qualcuno lì dentro. Andiamo via, perfetto. Non mi, anche qui? C'è mica qualcuno anche qui dentro? No, perfetto. Allora andiamo avanti. Che non mi piace sto posto. Non è normale sta cosa. Perché si muove la pattumiera? Perché? Non è normale. Vabbè, andiamo a. Cos'è? Ho trovato un lingotto. Cos'è sta roba? È un lingotto. È una chiave? Ma sei più grande della tua testa. Come fa a essere una chiave? Cosa? Che? Qualcuno arriva. Oh no! Cazzo, no! No, la chiave, non la prendere, sbattitene la chiave, via, via, è il oddio, è il cane di penombra. Ma che ci fa qui, raga, sono tutti, no, mi sta fottendo la chiave, maledetto stronzo. Sapevo che ci saremmo rivisti un giorno. Il cane sta fottendo la chiave, ragazzi, vabbè, la chiave è andata, l'ha fottuta, perfetto, siamo nella merda. Ha fottuto la chiave, fantastico. Per penumbra state tranquilli che l'episodio da un'ora insieme a quello di Scribblenauts lo farò appena iniziano le vacanze. State tranquilli. No, perché se no me lo chiedete in 50.000 anche se l'ho detto già un miliardo di volte. Vabbè, andiamo avanti. Cioè, oh cazzo, mi va bene così. Mi è servito a salvare. Raga, io direi che questo episodio lo concludo qui. Perché non è normale. Cioè, guardate dove cazzo sono arrivato. Ok, raga, io sto gioco, ogni fottuto episodio lo amo sempre di più. È fantastico. Io comunque questo episodio lo concludo qui. Il prossimo, se riesco, lo faccio anche in breve, perché dall'ultimo a questo è passata un'eternità. Scusatemi veramente. Come al solito, raga, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace. Anche la pagina di Facebook, come in ogni video, trovate nella descrizione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi.